Cesare. Dopo il sorpasso sul secondo posto, adesso i Swan vogliono addirittura prendersi il primo con gli Aci Reale, che giocano in contemporanea contro gli Hellas Madonna. Benvenuti al primo match di ritorno tra Swan e Foxes. I Foxes sono partiti bene nell'ultima giornata, hanno fatto i primi 3 punti. Adesso voglio mettere subito la freccia a Catania. Buscemi si fa vedere la palla recuperata per un istante da Cusmano. Garofalo poi supera Virzi, non supera Liam Lucicero, e allora Cusmano a beccare 2 contro 2 per i Foxes. Lucicero può servire Virzi, mette in mezzo per Cusmano, al limite calcio, candela ancora Virzi, sblocca la partita Francesco Virzi ed è il gol dell'1-0. Cusmano che non ci ha creduto, ci crede invece Candela, che recupera e poi la lancia per Garofalo, impatti testa, fa la sponda per Catania, che stoppa, mette giù, punta Planeta, mette la porta, ma serve invece Fassino che temporeggia, punta Pagano, lo semina, calcia, ma Donato con l'avambraccio mette in corner. Corner per Istuan, Fassino mette in mezzo per Garofalo, ma Donato ad anticipare, Buscemi, la palla arriva a Pagano che impatta in testa, Cusmano è più alto, ma ci arriva lo stesso Buscemi, che è più piccolo di tutti, ancora Cusmano, stesso Buscemi, può calciare la prima, la seconda, Cusmano calcia, ma poi defila troppo il tiro e palla sul fondo, che giocata ha fatto Cusmano. Donato, altro corner, tanto per cambiare per i gialli. Buscemi, mezzo per Cipolla che però ha anticipato troppi tempi, Cusmano prova a sgusciare con velocità su Catania, Candela si addormenta, riesce il pallone e Cusmano deve soltanto appoggiare un pallone con su scritto spingimi in rete, 2-0 per i Foxes che nelle ripartenze sono letali. Il numero 6 dei gialli lo tallona Pagano, Catania allora sguscia su Cusmano, prova a inventare qua per Garofalo, trattenuto, può calciare, stoppa così così, Garofalo si gira, addosso a Planeta per il tiro, allora ancora Catania, allarga per Buscemi, può mettere in mezzo, assedio dei gialli che si conclude con il gol di Catania, meritatissimo, 1-2, riaperto il match. Barella 2, Buscemi e Cipolla, con Candela pronto a parare la bomba prevista da Cusmano, calcia in porta, spacca il palo questa bomba di destra di Cusmano. Anziché compagni di Trevisani fosse stata Trevisani Adani, anziché compagni Adani fosse stata Trevisani, è entrato giù Barbera, servito Buscemi, soprattutto con Candela e non sbaglia, l'88 dei Foxes che mette di nuovo sul più 2, dimenticato qui dalla difesa dei gialli. Cipolla alza per il centro servizio e per Giulio Lungolino fa la sponda per Catania, grande azione dei Stuan e ancora Catania a metterla dentro per il 2-2 che chiude questo primo tempo, un risultato meritato per come hanno giocato le due squadre, doppietta Catania che stabilisce la parità. Gaffarino proprio, no no, quanto esce la ralla compa? No, no. Catania scatta Ciulla, scatta anche Fassino, lo vede, lo serve Ciulla, ancora tutto un Donato, appoggia Fassino e mette dentro il gol del 3-3, stavolta il pareggio è vero ed è il gol di Fassino su assist di Ciulla. Segue l'azione, il lancio di Candela per Catania, sfila dalle spalle di Barbera, calcia Catania che voleva la tripletta, Donato dice che va bene il calcio d'angolo per accontentare tutti. Ma ti ha chiamato forte però come fa? Cipolla, Catania stoppa bene, deve puntare Virzi per andare verso la porta, Catania giro, Donato si distende e mette in corner, scatta Barbera, Virzi mette il passaggio intercettato da Catania, ancora Fassino mette in mezzo per Ciulla che vuole fare il 198esimo e la butta malamente sul fondo, non servì. Donato, lunga bracciata per Barbera, la sovrapposizione Buscemi, Barbera invece va in mezzo per superare tutti, può andare contro Candela che chiude le gambe, la porta in faccia e poi Cusmano non riesce a correggere il tiro di Barbera che aveva fatto tutto bene tranne la cosa più importante, il gol. Fassino, gamba tesa, qui un duello violento, poi servizio per Garofalo, la palla schizza per lui contro Donato, Garofalo può calciare, lo fa, palla però sul fondo, deviazione decisiva di Donato che le sta prendendo tutte. Scodella per Cusmano che è defilato, supera Cipolla con un po' di fortuna contro Candela, Cusmano prova a superare anche il portiere ma non ci riesce e allora Candela al lancio per Garofalo, ultime speranze, Garofalo la tocca di testa, lo Cicero la salva a porta vuota, occasionissima per gli Stuan quando mancano 120 secondi al termine. Garofalo, Cipolla, ma se questa è Serie B ragazzi stiamo parlando di un altro sport. Finisce qui 3-3 tra Foxes e Stuan. I Stuan non riescono all'assalto al primo posto. Garofalo ci ha provato fino alla fine, ma non è bastato per battere questi Foxes che si sono finalmente rialzati. Su Sport.